sorprendenti ad esclusione di Legnano che è avanti di 10 lunghezze su Pordenone, mentre Orzinuovi che in casa è sotto proprio di 10 lunghezze contro la San Giorgese. Nella gara di ieri sera tra Treviso e Udine ha prevalso proprio la De Longhi Treviso, vincendo 84-65 contro i Friulani di Bellina e Soci. Intanto siamo tornati a giocare sul parquet Monteclarense 9:40. Intanto Giovanelli che vuole cercare Scanzi ancora fuori per Perego. Perego spara canestro contro Marco Guerci. Perde la spicchia Perego. Giovanelli cerca di intercettarla, ma i piedi del pitbull di Pedrengo erano fuori dalla linea bianca che delimita il rettangolo di gioco. Quindi sarà rimessa nuovamente per la Vivigas Costa Volpino con Matteo Giovanelli, l'agente speciale sulle orme di Bellon. Ancora fermo ai box Nando Becerra. 3 secondi fischiati a Marco Guerci dalle proteste di Alessandro Corti. Cambio intanto per Costa Volpino, fuori Meschino e dentro giovane bresciano Mattia Franzoni con il numero 13. Mattia Franzoni su un altro bresciano docker come Andrea Scanzi. Intanto Andrea Scanzi che va a cercare Ian Carlos Rodriguez fuori dall'arco dei 6,75. Ancora Matteo Giovanelli che va a dare la palla a Rodriguez, si recupera proprio di Bellomi. Però Matteo Giovanelli è lì ancora come un falco che si avventa sul pallone, il recupero prodigioso, Matteo Giovanelli spara Rodriguez da lontano, l'errore è proprio di Jeff Rodriguez. Un'ottima occasione dopo la palla persa ed il conseguente recupero lampo di Matteo Giovanelli con Marco Planezio che vuole cercare ancora una volta Marco Guerci, lo scarico fuori per Bellomi, la tripla sbagliata ancora una volta dal numero 11 in maglia nero-arancio. Rodriguez prende la linea di fondo, se ne va verso il canestro. Il fallo è di Simone Centanni. È il primo fallo personale, secondo fallo personale per Simone Centanni e secondo di squadra. Le proteste del playmaker della Vivigas Costavolpino e i 2 tiri liberi a disposizione per Jeff Rodriguez. Sbaglia il primo, intanto il numero 7 in maglia bianconera. Ci sarà ancora un tentativo di disposizione per Giancarlo Rodriguez. Fa 1 su 2 Rodriguez. Cambio per Simone Lottici. Dentro stoico proprio al posto di Jeff Rodriguez. Tanto la difesa coriacea forte di Matteo Giovanelli. Alza troppo i tomini, proprio il numero 6 maglia bianca. Fallo per Giovanelli, primo personale e primo anche di squadra per la contea di Castaldi Montichiari. Marco Planezzi intanto che riconsegna il pallone nelle mani di Belloni. Planezzi ancora fuori per Franzoni. Franzoni che ferma il palleggio, viene chiuso ancora per Planezzo. Franzoni conosce, prova da lontano Planezzo, secondo ferro. Franzoni che per un attimo recupera il pallone, ci pensa Planezzo, prova ancora una volta Centanni da lontano. Altro errore di Simone Centanni. E altra palla recuperata per la contea di Castaldi Montichiari. Simone Centanni in questa partita sta davvero sparando a salve. Tante le occasioni per lui per andare a bersaglio. Un solo canestro, 2 punti. E Stefano Pagliari dritto per dritto verso il ferro. Ora stoico, scarico per Andrea Scanzi, da lontanissimo Andrea Scanzi, il recupero però è affidato alle mani di Riccardo Perego. Ora Stefano Stoico che va a giocarsela con Stefano Pagliari. Prova il capitano. Da lontanissimo. Stefano Pagliari, la tripla del capitano. 8 punti per Capitan Pagliari, miglior realizzatore della contea di Castaldi, miglior realizzatore della.
controllo, un Tichiari in fuga, prova Guerci, non va neanche Guerci, allora via il contropiede con Scanzi, Scanzi contro Palenzio, lo scarico per Giovanelli, Giovanelli che vuole ancora una volta giocarla, Stoico intanto contro Centanni, la Veronica di Stoico, sì. E alzando la palla va a realizzare altri due punti che portano la Contadina Castaldi a più 17, due punti che vanno a sommarsi agli altri 5 realizzati fino a questo momento. 7 punti proprio per Steven Stoico. Ora Simone Centanni contro Stoico, dentro ancora per Guerci. Marco Guerci che fatica a trovare la via del canestro. Altro errore di Marco Guerci, le proteste di Crocchi. Ancora Stoikov che può accelerare fuori, Scanzi, spalla il canestro contro Franzoni, fino in fondo, Andrea, high side, Scanzi, time out, Alessandro Totti. Giocatori che tornano sul rettangolo di gioco del Palazzo di Montichiari quando sul cronometro mancano ancora 5 minuti e 55 secondi allo scadere del secondo periodo di gioco. Ci sono delle scintille al rientro in campo tra Marco Guerci e Stefan Stoikov. Alza la voce ancora una volta Stoikov. Si torna a giocare, i rispettivi coach chiamati a rapporto dagli arbitri per il richiamo ufficiale ai rispettivi giocatori Guerci e Stoikov. Sul parquet del Pala George rientra anche Nando Becerra al posto di Simone Centanni. Vediamo se si torna a giocare a pallacanestro. Time out lungo quello visto in questo frangente. Simone Lottici che chiede spiegazioni ancora una volta all'arbitro, c'è l'ok, si può ricominciare a giocare con la palla nelle mani di Fernando Becerra. Montichiari più 19 su Costa Volpino con Naldo Becerra fino in questo momento ancora secco, che va a rimettere in gioco il pallone nelle mani di Belloni. Belloni che fatica sulla difesa di Andrea Scanzi. Abbiamo proprio Becerra che riceve il pallone dentro ancora per Guerci. Marco Guerci ancora che vuole andare fino in fondo. Ancora l'errore di Marco Guerci, l'ennesimo. Perde anche la palla al rimbalzo. E Montichiari ancora che può correre per andare a produrre il massimo vantaggio. Ma Stefan Stoikov perde il pallone nei confronti di Planezio. Planezio che però prende la stoppata secondo l'arbitro fallosa da parte di Riccardo Perrigo. Saranno quindi due tiri liberi per Marco Planezio. È stato l'unico fino a questo momento ad andare in lunetta per la Vivigas Costa Volpino. Il risultato è stato direi pessimo con uno 0 su 1 dalla linea della Carità.
Marco Planezio intanto dalla lunetta. Stavolta Planezio realizza il suo quinto punto personale. Miglior marcatore in questa partita per questo Volpino che in 15 minuti ha prodotto, tanto fa 2 su 2 Planezio. Diciamo questo Volpino che fino a questo momento ha prodotto solo 12 punti questa partita. Stefano Stoicov intanto sulla pressione dei giocatori in maglia nero arancio. Non c'è problema per Stoicov. Il no look a uscire di Luca Conte. L'errore gravissimo di Nando Becerra. Nando Becerra davvero ancora nel in scarse condizioni questa sera. E l'altro tentativo, quello di Belloni, sempre da lontano, anche quello fuori bersaglio. E così Montichiari che può ancora una volta andare a provare dalla lunga distanza con Stefano Pagliari. Non vede neanche il ferro il capitano, la palla finisce sul fondo. Cambio per Costa Volpino, fuori Franzoni e dentro nuovamente con il numero 10 Meschino. Con il numero 13 Franzoni rientra al campo il numero 10 Meschino. E Belloni intanto che contro lo Stefano Stoicov che va a commettere a fallo proprio su Belloni con una pressione, primo fallo di Stefano Stoicov. Primo fallo personale e secondo di squadra per la contadina che sta di Monticano. Rimessa quindi dal fondo per la Vivigas, per la, scusate, la contadina che sta di Monticano. Alto cambio per Costa Volpino, dentro Centanni, fuori Belloni. Rimischia le carte Alessandro Crotti. Evidentemente ha visto Belloni in difficoltà sul portare palla. Un po' è entrato sul terreno di gioco anche Luca Conte e Andrea Scanzi che vuole andare fino in fondo, è proprio Luca Conte che si alza dalla lunghissima distanza. Errore anche per Luca Conte e così Simone Centanni che può ancora una volta andare verso il canestro. Altro errore anche per Simone Centanni, l'ennesimo. Buon per la Contadi. Ora Andrea Scanzi fuori per Conte, la palla circola con la difesa zona di Costa Volpino. Ora la palla che viaggia a velocità siderali, il passaggio dietro la schiena questa volta riuscito da parte di Luca Conte. Stefano Pagliari che vuole aiutarsi con la tabella non riesce a accettare il bersaglio per una volta. Stefano Pagliari, Becerra decide di ragionare ancora sull'azione, prova Marco Guerci da lontano, il capitano che va a realizzare i suoi primi punti. E da dove? Da dove non, solitamente non gli compete, dalla linea dei 6,75, bomba del capitano. Da un capitano all'altro, Stefano Pagliari, ma è Stoicov che prova da lontano, l'errore, ma la palla viene rispedita fuori dai giocatori della Contadina Stadi, ancora nelle mani di Stoicov. Stoicov che la vuole dare ancora al capitano Pagliari, nessuno che si prende l'iniziativa del tiro. Ci vuole il cioccolatino di Luca Conte per Riccardo Perego, assist davvero d'altra categoria, due punti facili facili per Riccardo Perego, ma tanto 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 Luca Conte in questa azione. Ancora Guerci, spalla canestro stavolta, la palla danza sul ferro, esce 31 Montichiari, 15 Costa Volpino, 2.40 da giocare. Andrea Scanzi che va a sbattere contro il muro arancio nero, può correre in contropiede a Centanni con Guerci che va a depositare il suo quinto punto personale nel fondo della retina, portando il distacco ancora una volta a meno 14 per i suoi. Stefano Stoicov, lo scarico per Luca Conte da lontano, l'errore anche per Luca Conte. Ancora Centanni che vuole velocizzare le azioni, contropiede, palla a Meschino che stavolta si gira e spara, ma ancora una volta per Meschino un altro errore. Meschino che fino a questo momento ha prodotto solo due punti per i suoi. Sul culo di cambio intanto anche Azzola per la Vivigas Costa Volpino con i ragazzi di Alessandro Crotti ancora una volta schierati a zona. Prova a scardinarla Andrea Scanzi, non senza difficoltà Riccardo Perego, lo scarico per Stoicov. Luca Conte stavolta vuole la penetrazione, alza la parabola Luca Conte.
ma quello che fa dopo sul rimbalzo, la sirena scaduta dei 24 secondi, va ancora una volta, vola in alto, prende l'aereo, Luca Conte, altri due punti per Billo. Altra bomba intanto di Guerci, risponde, suona la carica Marco Guerci, dobbiamo metterci la mano ragazzi, non può tirare libero, 1.25 da giocare, meno 13, 33-20. Ultimi 85 secondi di gioco della partita, con notizie che dagli altri campi dicono che Orzinuovi è in rimonta con la San Giorgese tra le mura amiche, mentre per Legnano trattasi di controllare il gap accumulato nei primi 10 minuti di gioco, il più 10 che viene rispettato a regola d'arte anche nel secondo periodo. Così come per la Conta di Gastaldi, che ha avuto questa lieve flessione su cui Simone Lottici ci ha voluto presto parlare nelle ultime battute di questo secondo periodo di gioco, lasciando troppo spazio a Marco Guerci, che nel frattempo è stato richiamato in panchina da Alessandro Crotti, con Baroni che rientra sul rettangolo di gioco con, diciamo, con Marco Guerci che è andato a realizzare due tiri dalla lunghissima distanza. Ma Montichiari può ancora aumentare ulteriormente il vantaggio visto che è in possesso di palla. Prova Stoikov, mettendosi proprio l'errore di Stefan Stoikov. L'ultimo minuto in questo momento del vecchio primo tempo, dei primi 20 minuti del secondo quarto, chiamato come volete. Prova Becerra da lontano, si sblocca anche Becerra, e questa sicuramente non può essere una buona notizia per la Conta di Gastaldi Montichiari. Numero 14 arancionero, conosciuto molto bene da queste parti per aver militato a Costa Volpino due anni fa, esperienze anche in B1, ovvero importante, proprio Nando Becerra che va a subire sfallo, il fallo di sfondamento, il fallo in attacco di Stefan Stoikov sulla penetrazione, le proteste di Stoikov. E l'ulteriore possesso per la Vivigas Costa Volpino. Stoikov che sulle orme di Simone Centani, con Simone Centani che va a sfruttare il blocco di Mattia Baroni. L'ottimo gioco in pick and roll proprio di Mattia Baroni che non viene finalizzato. Allora Montichiari che può correre ancora, probabilmente vuole giocarsi l'ultimo tiro allo scadere dei 24 secondi che coincidono con la fine del secondo periodo di gioco. Stefan Stoikov che anche lui cerca il pick and roll con Gabriele Zanella. La tripla di Stefan Stoikov non va a bersaglio, ci prova Simone Centani con la preghiera da metà campo, ma si infrange solo sul primo ferro con il secondo quarto che termina sul 33-23 per la Conta di Gastaldi Montichiari.